partita tra Burrumballa e Stampini, che chiude il girone 2 della Seven Cup, di fatto serve a poco entrambe, che hanno la classifica già cristallizzata. All'undicesimo minuto il Burrumballa passa in vantaggio con un bel pallonetto effettuato da Corso. Al tredicesimo il raddoppio della formazione di casa, autogol sfortunato di Andrea Faedda. La formazione ospite torna in parità grazie a uno splendido colpo di testa di Michele Roberto. Siamo al quattordicesimo, andiamo al ventesimo quando Andrea Faedda riscatta l'autogol di 5 minuti prima e trova il gol del pareggio con un preciso destro dal limite dell'area di rigore. Nel finale di primo tempo Federico Cogoni rischia di segnare il 3-2. Sarà un ottimo intervento da parte dell'estremo difensore avversario Stella a negargli questa gioia. Andiamo adesso al secondo tempo che si apre col gol degli Stampini realizzato proprio da Federico Cogoni. La formazione di Michele Roberto ribalta così la partita e al 32esimo trova anche il gol del poker. L'autore è Leonardo Piras. Per l'Atletico Burrumballa sembra già calata la notte fonda, ma al 33esimo Mochy con una splendida foglia morta dalla distanza riapre la partita. Insomma, c'è da divertirsi in quel dello Sporting Bola di Quartus Antelena. Al 39esimo su assist di Cogoni, doppietta personale per Michele Roberto. 3-5. Un minuto più tardi, Cristian Rocca avvia e conclude un triangolo che porta la formazione di casa a realizzare il 4-5. Stampini qualificati per la fase finale, l'Atletico Burrumballa no, ma la crescita della squadra di Spiga in questa Seven Cup è stata evidente.